Io praticamente mi sono laureata nel 2014 e praticamente dal 2014 l'unica finestra che ho avuto a mia disposizione per abilitarmi è stato il concorso ordinario nel 2020. Ora non vado a e poi lo straordinario. Ora io non vado a soffermarmi sull'ordinario perché qui non siamo sulla questione dell'ordinario, ma sullo straordinario. Questo straordinario che è stato indetto ha avuto delle condizioni piuttosto inique per chi si iscriveva, oserei dire anche punitive, perché innanzitutto accedere al concorso non può accedere direttamente all'anno di prova, ma ad un anno di formazione. Ora, che sia giusto comunque qualsiasi strumento possiamo avere noi docenti in più, certo è benvenuto, però a questo punto se possiamo lavorare da 3 più anni nella scuola, almeno fateci accedere a tutti alla formazione, non solo a chi rientra nei posti, che per alcune classi di concorso fra l'altro sono pochissimi. Inoltre questo concorso non ha una graduatoria a scorrimento, ovvero soltanto chi entra nei posti dati, anche se ci dovessero essere rinunce, che ad esempio per la mia classe di concorso sicuramente ci saranno perché molti hanno sostenuto sia l'ordinario che lo straordinario, questi posti a quanto pare vanno persi. Non c'è la graduatoria finale. C'è un discorso di iniquità. Il 128 euro di cassa di iscrizione al concorso. Il fatto che ogni regione, ogni commissione ha predisposto una tabella di valutazione diversa dall'altra, quindi viene meno il principio di equità a livello nazionale. Ad esempio nella mia regione la tabella di valutazione ha previsto 40 punti per la metodologia, 40 punti per la disciplina, 10 punti per la proprietà di linguaggio, diciamo così, e 10 punti per la conoscenza dell'inglese. In altre regioni ci sono altre tabelle di valutazione, quindi i criteri non sono trasparenti e c'è disomogeneità. Altra cosa, la prova stessa d'esame, che prevede l'estrazione della traccia il giorno stesso della prova da uno scatolone, e quindi si richiede che il docente abbia praticamente una conoscenza di tutto lo scibile umano in qualche modo. E questo differisce da quanto previsto ad esempio per il concorso ordinario, per cui è prevista l'estrazione della traccia 24 ore prima e quindi il docente ha la possibilità di organizzare, così come richiesto anche alle indicazioni nazionali, una prova didattica, diciamo così, che metta in campo le competenze del docente, non le mere conoscenze nozionistiche / enciclopediche. E poi la mancanza di una graduatoria di merito a scorrimento e a esaurimento. Addirittura sono state pubblicate solamente le graduatorie dei vincitori, quindi anche qui c'è manca un criterio di trasparenza. Confidiamo che i vari esponenti politici dei vari schieramenti ci ascoltino, quindi non è un discorso partitico di fazione, ma un discorso, come ripeto, di equità e di dignità e di giustizia.